Ciao, ben ritornati a tutti quanti. Video prodotti finiti. Mi sa che questi video li farò a giorni diversi, a giorni alterni. Oggi è il 6. I prossimi li farò sabato e domenica, quindi oggi è mercoledì. Parto con questi, che così mi libero dei campioncini che sono tantissimi. Li ho accumulati nel mese di novembre e dicembre, perché novembre non ne avevo tanti, a dicembre ho fatto bambassa. Vi faccio vedere i primi profumi, perché ho terminato veramente tantissime boccette. Perché? Perché a parte che mi hanno dato tanti campioncini di profumo in questo mese, in questi due mesi, e altri perché ovviamente uno mi deve cadere per terra, e altri praticamente ho fatto una cernita di boccettine che avevo messo da parte, perché mi piace anche collezionare queste boccettine qui quando non ho il profumo grande. E queste boccette, quando poi a un certo punto non mi ispirano più, non ne voglio più sapere, non le voglio più vedere, le prendo e le utilizzo. Mentre se c'è un profumo in particolare che mi ispira e che lo voglio tenere là da riguardo, mi colleziono la boccetta, recupero il pezzo mancante e vi faccio vedere tutto. Ne ho altri addirittura d'arrivo, però vi parlo prima di questi. Allora, ho finito, vediamo subito. Ok, ho finito due che avevo messo da parte da un bel po' e poi ho deciso di utilizzare. La Petite Robe Noire di Guerlain, questo qui, che non mi è dispiaciuto, però non so se lo prenderei in full size. Ho finito il Moschino, questo è uno di quelli nuovi che ho ricevuto, il Pink Bouquet, se mette a fuoco, ok, ci siamo. Pink Bouquet, bah, Moschino non la prendo mai in considerazione, a parte quello dalla boccetta nera con il spruzzino rosso, che è quello che mi piace di più. Poi dopo ho tirato fuori il J'adore di Dior, così facciamo prima anche. Ecco, a me J'adore non mi piace, sarà forse l'unica, ma non mi ispira per niente. Poi ho finito, che ne ho un altro, è anche un goccetto, vediamo se riesco a spruzzarmelo, Nisba. Ho finito un nuovo profumo della Calvin Klein, questo me l'avevano dato da Lille Moi, Lille Poix, L'Eternity Now dovrebbe essere, molto buono questo, è trasparente, non si vede niente, comunque L'Eternity Now molto molto interessante. Poi ho finito il Valentino Donna, questo, ne ho un altro in fase di arrivo, molto, molto buono anche questo. No, non mi è dispiaciuto, però ovviamente sono profumi che non so se li prenderei mai in full size. Due uguali, e questo ne ho anche uno messo da parte, quindi per quello li ho utilizzati, ed è il Versace Versace o Versace, penso più alla francese. Dai, metti a fuoco, Versace, ok, due. E un altro, questo veramente l'ho adorato, l'ho usato anche a Natale, uno dei più buoni, ne ho un altro addirittura d'arrivo, il Coco Mademoiselle di Chanel, molto 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 buono. Quando finirò un profumo della mia collezione infinita di profumi, questo sarà tra le mie mani sicuramente, perché vale veramente la pena di averlo, molto 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 buono. Tra quei profumi, allora, l'unico che veramente prenderei al 100% è il Coco Mademoiselle. Anche Valentino non era male, neanche la Petite Robe Noire. Per il resto, lasciamo perdere. Poi dopo tiriamo fuori tutta la schifezza che ho. Cosa ho finito? Ho finito un altro profumo in salviettina della Fragonard, Fleur d'Orange. Questo ha note di testa, fiori d'arancio, note di cuore di bergamotto, mandarino e gelsomino, e note di fondo di miele e muschio. Ok, sono riuscita a tradurre tutto il francese che c'era scritto dietro. Lo sto recuperando tantissimo il francese con il lavoro adesso, che voi non avete neanche idea. Ho finito il primo campioncino, quello che mi mancava dell'Agronauti, che vi ho fatto anche la recensione, questa è Alina o Alena, la crema notte anti-aging, riparatrice e nutrizionante, è senza glutine,
è un prodotto adatto per chi sta dietro a cose tipo essere vegani, vegetariani o almeno, io non seguo queste cose, cioè sì, se si può avere dei prodotti che fanno bene, assolutamente va bene, altrimenti non mi cambia la vita. 4 ml di prodotto utilizzati 4 volte almeno, molto, mi è piaciuto molto per quelle 4 applicazioni. Ne ho un altro così magari vedrò se continuo ad avere la stessa idea, quindi ad avere magari sempre 4 applicazioni in un campioncino e vediamo se mi nutre sempre la pelle. Questo, Natours, muschio, 5 ml di prodotto, è una crema corpo settificante, muschio d'acqua e ninfea, ricevuto con un acquisto di un prodotto puro bio, di uno struccante occhi a Mestre, e non mi dispiace, non è la prima volta che lo utilizzo, anche perché lo avevo ricevuto anche a gratis con l'azienda quando vi mando i prodotti, e c'è sempre questa possibilità di trovare online le aziende che vi mandano campioncini a casa. Lancôme Tinte Miracle, il fondotinta 03 beige Diafan, 1 ml di prodotto. Troppo scuro, non mi ha detto tanto, a dire il vero. Un altro prodotto che ho già utilizzato, sempre Lancôme, il Visionaire, 2 ml di prodotto. Ok, questo è un siero, doveva essere infatti un siero correttore fondamentale per i pori, per le rughe. Non mi è dispiaciuto perché non mi ha fatto granché, non mi ha peggiorato la situazione, però comunque non andrei a prendere una cosa che costa tanto in giro. E il Vive, un prodotto che avevo trovato all'interno delle riviste, 10 ml di prodotto ed è un Total Repair, uno shampoo ricostituente, 5 problemi, una soluzione rinforzata, materia ricostitutiva, resistenza, vitalità, tocco seta, brillantezza, capelli sciupati. Cheratina, cicamide, ma non ho visto granché, con 10 ml io mi ci lavo praticamente solo le punte dei capelli, non faccio granché. Un prodotto che avevo preso quando siamo andati a Dobbiaco, che ho preso dall'hotel, questo bagno schiuma. Questo bagno schiuma è un doccia shampoo, scusate, sia per i capelli che per il corpo, l'ho utilizzato solo per il corpo, si chiama Tami Wellness e viene fatto da Mazzotti Chemical SNC Villafranca Forlì-Cesena come provincia, 15 ml, vabbè, mi sono lavata, basta, non so altro. Poi dopo, che cos'altro ho terminato? Un altro Natours muschio. In questo caso è un bagno schiuma, non si vede granché, adesso è messo a fuoco, 7 ml di prodotto, ma buono profumo, ma vabbè, sempre bagno schiuma, mi sono lavata, non è che abbia visto altre cose interessanti. Poi dopo, togliendo carta cartina di profumi che vi ho già fatto vedere prima, vediamo subito, vi tiro fuori, che è ancora la sua confezione, anche questo salta fuori da una rivista, l'Idealia Skin Sleep, che è questo campioncino qui. Vichy sta facendo meno campioncini, ho visto sta cosa. Ideale Skin Sleep è un, come si chiama, un gel balsamo riparatore per la notte, per tutti i tipi di pelli, senza parabeni, ed è un 1,5 ml di bustino di quantità. Questo qui, non mi dispiace a dire il vero, però io Vichy non so, non è che vada a prenderla o la vada a tenere in considerazione se prendo i full size. Un altro di Garnier, non so se ne ho ancora, e questo presumo sia stato uno dei regali di Erika Auricchio, il Miracle Sleeping Cream, il trattamento anti-age trasformatore, wow. Questo dovrebbe avere 7 ingredienti attivi e praticamente serve per avere una pelle più radiante, per riidratarla, per farla vedere più ringiovanita. 1,5 ml di prodotto che, anche in questo caso, sì, una crema che mi mettevo non mi faceva venire fuori sfoghi, però non è che vedessi chissà che roba. Come questa, lo stesso, il Rocher, una crema di quelle ultime che sono uscite, la Hydra Vegetal, la 3 idratante, 24 ore, crema idratante intensiva, 1 ml, ma almeno queste le accetto quando Yves Rocher mi dà questi campioncini. Non mi piace la maschera della sebo vegetale, infatti quando me la danno dico sempre, se
hai qualcos'altro per piacere, dammi altro. Se non hai niente, tieniti quei campioncini perché io li vado a buttare via, proprio testuali parole. Calleis, pensavo di aver finito i campioncini di Calleis, invece ho scoperto di averne altri messi da parte. Questo è un concentrato rimodellante, attivatore, azione forte, 220. Ma questo dovrebbe essere comunque per il corpo, non pervenuto. Ho usato campioncini così anche per finire creme, cremine che ho, perché sennò se ho queste non vado ad utilizzare le full size. Un Sedna, anche questo crema corpo. Questa ve l'avevo già fatta vedere tagliata perché ne avevo metà ancora a disposizione, poi dopo l'ho utilizzata un'altra volta. È la crema corpo nutriente e 8 ml di prodotto, anche qua non ha 100% formula vegana, 100% ingredienti di origine naturale e 10,5% di ingredienti da coltivazione organica, praticamente non ha petrolato, non ha silicone, non ha parabeni, non ha PEG, non ha SLES, non ha la paraffina, non ha OGM e tante altre schifezzuole. Non male, questa mi è piaciuta di più questa rispetto a quella che vi ho mostrato prima della Muschio. Muschio aveva un buon profumo. La Sedna non ha tanto un buon profumo, però ha il suo effetto, quindi io preferisco che il profumo magari sia poco o non tanto persistente, ma che sulla pelle faccia qualcosa. L'Oreal, un fondotinta che ho trovato anche questo in un giornale. Alla fine, come vedete, o li dicevo a casa perché rispondo alle iniziative delle aziende, o perché li trovo all'interno dei giornali o perché me li danno nei negozi. Non è che siano le aziende che di loro spontanea volontà mi mandano campioncini, io me li ricerco, e quando me li ricerco è perché comunque uno, voglio provare i prodotti prima di comprarli a scatola chiusa, e due, vi dico magari che ci sono molte iniziative tra giornali, negozi o siti internet che potete utilizzare anche voi, che potete richiedere anche voi, che non fate video, non perché io faccio video mi danno campioncini. Questo è il fondotinta di quelli nuovi di L'Oreal, che si chiama Accord Parfait, il numero 4 beige. Non era troppo scuro, però mi sarei più ispirato a provare quello che si apre come il cellulare, praticamente, che slitta, e quello mi piacerebbe molto provarlo. Sempre di Lancôme, Tente Idol Ultra 24 ore. L'ho utilizzato, non mi era dispiaciuto, però non andrei a prendere, sempre 03 beige di Afan 1 ml, non andrei a riprenderlo, l'ho utilizzato, anche questo sicuramente all'interno di qualche rivista. Smashbox, ho finito il primer viso che amo tanto, questo mi piace tanto, 1,5 ml di prodotto, è trasparente, si stende molto bene, vi copre i pori, cioè non vi fa poi l'effetto che si vedono i crateri, e molto carino, mi piace. Costa cosa? 20 euro? 30 euro? Non so, non ho mai fatto caso effettivamente in negozio. Un altro che era andato in mezzo, Garnier. Ok, quindi anche questo fatto fuori. Non so se ne ho ancora, dovrei vedere. Comunque, dai che mi sto impegnando perché ho veramente tantissimi campioncini. Quasi quasi dopo vi faccio vedere tutta la busta giganterrima di campioncini che ho, perché li ho divisi in due, tra quelli che voglio provare sicuramente e quelli che sono messi da parte. Vi faccio vedere dopo sicuramente. Questo, l'ultra dolce della Garnier. Anche questo mi sembra ricevuto a casa, perché Garnier comunque fa delle iniziative molto carine che mi mandano a casa i campioncini. Senza parabeni, 10 ml, questa fa parte della linea oli meravigliosi, argan e camellia. Buona la profumazione, con 10 ml vi fate due applicazioni, almeno io sulle braccia ho fatto due applicazioni. E tutti i campioncini di crema corpo li uso solo sulle braccia, perché non riesco a farmi le gambe. Ho le gambe troppo 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 secche. Questo ve lo lascio per l'ultimo però. Poi, Estée Lauder, anche questo trovato all'interno di una rivista, il Double Wear SPF 15. Molto bello, molto interessante, mi è piaciuto. C'è qualche indicazione del colore? Forse sì, il Tear Here, no, scusate, quello vuol dire aprite qui. Sì, c'è scritto 4C1 Outdoor Beige. Ovviamente quando prendete questi campioncini da 1 ml all'interno delle riviste, i colori sono sempre scurissimi. Non mi è dispiaciuto, se magari qualche negozio, quando vado a fare acquisti, mi dà qualche colorazione più chiara, avrei qualche
metodo di valutazione migliore, avevo un pelucco sul naso, va bene. Poi dopo, altro fondotinta, anche questo trovato all'interno delle riviste, della Rimmel, il Match Perfection SPF 20 201 Classic Beige, 24 ore di idratazione per un effetto di riempimento dei pori dilatati praticamente. Anche qua 1,5 ml, molto interessante aver trovato questo campioncino all'interno della rivista. La colorazione non era troppo scura, ho potuto fare almeno due applicazioni e non sembrare un uscita fuori da un centro di benessere di estetisti, abbronzata solo sul viso e poi bianca cadaverica sulle mani. Altri tre prodotti della Clinique uguali, questi qui che mi hanno dato con un acquisto dalle profumerie Unix, ne prendo uno a riferimento, era fatto così, era un fondotinta in polvere nuovo Beyond Perfecting, fondotinta compatto più correttore 2 in 1, prova subito ad applicarlo, ti stupirà. Allora, che dire, ne ho utilizzati tre, colore scurissimo, non so neanche dirvi che colore, il V55 è scritto qua sotto, non so se farvi anche le riprese degli ingredienti, perché vorrei farlo molto più spigliato questo video, anche perché sì, è bello vedere i campioncini finiti, però quando se ne hanno uno o due non ha più di tanto senso. Sì, infatti vi confermo, è di 55 se mettesse a fuoco. Ok, perfetto. Che dire, allora, vi faceva un po' l'effetto chiazza, bisognava stenderlo molto bene, non lo prenderò sicuramente perché comunque ci vuole la sua spugnetta, ci vuole tempo per applicarlo, ci vuole pazienza, non è un fondotinta fluido e liquido che con un pennello lo mettete e siete a posto. No, forse magari come cipria, però ho paura che faccia troppo l'effetto mascherone. In più, quando avevo la pelle un poco più secca, me la sentivo ancora più secca, quando era giusta il prodotto non era niente affatto male. Con questo prodotto, con questi tre campioncini, io ci ho fatto due applicazioni e mezza, anzi, e che però ho capito già che non fa per me. Un fondotinta ancora, cioè questo, in questo periodo ho finito tantissimi campioncini di fondotinta, Chanel, ne ho un altro che tengo da riguardo perché questo Vita Lumiere Acqua mi è piaciuto veramente tantissimo. Cioè veramente tanto, 0,9 ml, cioè neanche 1 ml, 0,9 ml, il colore 30 beige. Cioè non c'è parole, questo fondotinta mi ha soddisfatto con due applicazioni, perché ho fatto due applicazioni, comunque ne mettevo poco, mi copriva tutto. Non evidenzia per niente i pori dilatati che poi io ho in questo punto, cioè sulle guance e basta, e un po' sul naso anche. E veramente, effetto seconda pelle, ultra leggero, confermo, cioè veramente fatto benissimo. Mi è piaciuto molto. E ne ho un altro che tengo come una reliquia. E poi, ma io pensavo di averne anche di più di campioncini, perché ho finito anche un fondotinta, o no, forse. O sì, forse. Sì, dovrei averlo finito, cioè, avevo finito anche il fondotinta che mi aveva regalato per Natale la carissima Little Snake 90, che ero curiosa di provarlo. Però, cioè, come faccio a non averlo messo qua dentro? Sicuramente l'ho finito. Il Zero Default. Lo volevo sempre provare perché ha l'effetto matte, questo è quello di Lancôme. Poi io sono convinta al 100% di averlo finito, però non lo trovo nella serie di campioncini. Magari è rimasto dentro alla scatolina dove tengo tutto. Vediamo subito. Infatti, ho altri due che mi erano rimasti dentro. Un Sui Wei Moi, sempre di Fragonard, Eau de Toilette. Questo ne avevo vari di campioncini, anche nei mesi passati vi ho mostrato che li avevo finiti. Questo ha note di testa, bergamotto, lavanda e ananas, note di cuore, arancia, mughetto e iris, note di fondo, ambra, muschio e vaniglia. Però non so, non mi piace ordinare da Fragonard. E Zero Default,
di Yves Rocher. Questo me l'ha regalato Little Snake 90 per Natale. Ti ringrazio ancora anche per il regalo. Per quanto riguarda il video dei regali di Natale, sto ancora aspettando un regalo da una parte di una mia amica che devo fare anch'io il regalo perché ce l'ho a disposizione, l'avevo già fatto ancora prima di Natale, ma non abbiamo avuto modo di beccarci. E dopo di quello sicuramente vi farò il video in questione. Il colore beige 200 e questo lo volevo provare perché ho un'amica che ha vissuto in Francia per 2 anni almeno, questo, e che lei si è fatta la tessera in Francia, che però non è valida per l'Italia. Perciò se voi fate le tessere di Rocher all'estero non le potete utilizzare in Italia. Cosa è successo? Che parlando di fondotinta, lei mi diceva sempre che si trovava molto bene con quello di Yves Rocher, lo Zero Défaut. E però io non ho mai provato, ho sempre provato il Pure Light, che anche quello non è male, è molto leggero, fa effetto seconda pelle. Ho avuto modo di provarlo sempre con Little Snake 90 che mi aveva dato un mini campioncino, poi l'avevo ricevuto anche io in negozio e poi comunque all'inizio l'avevo proprio comprato in full size. E questo ha una durata di 14 ore con pigmenti di vegetali minerali. Mi diceva la mia amica che dovrebbe essere comunque effetto opaco circa, ma che comunque vi copre tutti i difetti. È vero, perché uniforma molto bene la pelle. Sono stata molto 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 contenta di averlo provato, anche se è solo un campioncino. Io in negozio non ho mai avuto la possibilità di avere questo tipo di fondotinta, a me danno sempre quello viola, il fondotinta normale che è troppo liquido, poi me lo danno sempre troppo scuro ed è un fondotinta che odio, l'ho sempre ricevuto da anni e anni e anni questa parte. Qualche volta mi avevano dato il Pure Light, qualche volta, ma raramente, si sono sognate di darmi la BB Cream, ma questo campioncino di fondotinta non mi è mai cascato tra le mani. Ringrazio Little Snake 90 per avermelo dato e vi confermo, non è un cattivo fondotinta. E ultimi prodotti, sono uguali, ovviamente un prodotto mi deve svolare via tra le mani, è questo che ho utilizzato per almeno 2 mesi, buoni, anche perché vi dico 2 mesi perché poi non ero costante nell'utilizzo. Sono 4 campioncini, perché uno mi è svolato per terra appena adesso, che praticamente viene fuori dal Cosmoprof, ancora Cosmoprof 2015, che strano. E ci starò comunque anch'io al Cosmoprof un giorno, ma ci sarò sicuramente. 2,5 ml di prodotto, io li ho tutti travasati in una giarrettina che avevo vuota e l'ho utilizzata. È una Peeling Mask Pearl fatto in Israele, 18 mesi di PAO da Sio Spa Labs Ltd. E mi è piaciuto molto perché aveva un colore molto scuro con questi granuli che vi facevano da scrub per il viso. Mi rendevano la pelle molto 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 morbida e veramente. Qua dice che bisogna applicare la maschera sulla pelle pulita e soprattutto evitare il contorno occhi. Dopo 3-5 minuti dall'applicazione della maschera fate comunque un massaggio e così fate anche l'effetto scrub. Utilizzare la maschera una volta a settimana e comunque, dopo utilizzare una crema giorno o notte nutriente, quindi lo potete fare sia la mattina che la sera quando avete tempo e decidete voi poi dopo quale crema utilizzare. Molto 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 buono. Quella volta la ragazza che era nello stand, nella scrivania, mi ha guardato male, avevo preso tipo 8 campioncini, 4 li ho dati alla mia amica, 4 me li sono beccata io. Anche perché con una sola bustina, poi dopo è difficile capire se è un buon prodotto o meno. Invece con 4 bustine io sono andata avanti 2 mesi. Parliamone, piuttosto mettete un po' più di campioncini in modo tale che tutti possono provare. Ovviamente 10 a testa non ha senso, però 4 non mi sono dispiaciuti. E poi comunque li ho presi anche perché dietro era scritto in russo. In russo? Ho messo la i in mezzo. Non riesco neanche a leggerlo. Kozulica, izbegaya, sì, izbegaya oblasti, vokruk glas, cestri, 5 minuti, harasho, smoite, vipolnaya, Plutovie Vigenia, oh, quindi movimenti circolari. Zatiana ne siete, si volutku, si volutku, si, i uvla shinayushi,
cream is Sieri Black Pearl. Ah sì, puoi comunque prendere e utilizzare una crema o un siero sempre della linea Black Pearl, che però qui in inglese non è scritto. Isposuiti masco ras miedielu. Faccio vedere come è scritto in cirillico. Visto che ho una fissazione per il russo che voi non avete idea. Eccolo qua. Io penso di essere stata una russa nella vita passata, perché se ho questa malattia mentale proprio per la Russia. Ma vabbè. Dopo avervi fatto vedere tutti i campioncini e detto qualche boiata, ok? E grazie per la compagnia che mi fate nei commenti e spero di esservi di compagnia anch'io. Ho fatto 2 video da mezz'ora, quindi sono stata 1 ora a parlare, ok? Noi ci vediamo nel prossimo video, se vi fa piacere, nei prossimi prodotti finiti. Non tanti, ma il giusto. E fatemi sapere voi se avete finito qualche campioncino, se... qualcosa, comunque sempre di questo argomento. Vi bacio tutti e ci vediamo nella prossima occasione. Ciao.